Allora, andiamo su Milan-Fiorentina? Yes. Io ero là, ero allo stadio, Lo so, lo so. ero con dei miei amici americani. Il Milan è stato fortunato ieri a vincere la partita. Non ha fatto una bellissima partita. La Fiorentina è la mia squadra quest'anno perché gioca a calcio e gioca bene. È inferiore al Milan, ma quello lo sappiamo, però giocano, ragazzi. Italiano per me è un grande allenatore. È bravo, bravo. E la Fiorentina gioca un bel calcio. È divertente da vedere, dal vivo è divertentissimo da vedere. Giocano tutti, dal primo all'ultimo, tutti giocano, e cercano di giocare. Sbagliano, ma cercano di giocare. La Fiorentina l'ha messa in difficoltà. Sull'1-1 hanno avuto delle buone occasioni. Delle buone occasioni, mancando un po' l'ultimo passaggio, un po' di Salvataggio sulla linea di Tomori alla fine. sì, ma ti dico, guarda, erano leggeri. Fiorentina ieri era una squadra leggera che gioca un gran calcio. È stata una bella partita da parte della Fiorentina. Il Milan ha fatto fatica, ci sta, comunque anche, tutti giocano da ogni 3 giorni, però loro se non stanno tutti bene, 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 fanno fatica. Ieri ha fatto fatica, ha vinto alla fine, via 5 di prima, ha fatto gol, ma non un bel Milan fortunoso, non hanno giocato una bella partita. Leao ha fatto i 90 minuti, cose belle e cose che uno dice, basta, levalo, capito? Cioè, ti faceva impazzire, no? Poi faceva le falcate di 40 metri, tutti, ah! Poi si faceva rubare la palla, tutti, ah, cosa c'è? C'è impazziva ieri. Però 80.000 anche ieri. Devo dire che San Siro, tra Milan e Inter, ogni partita 75.000, è uno spettacolo vedere l'Inter e il Milan. È uno spettacolo. Tifosi meravigliosi. Fa bene al nostro calcio. Però tutto sommato, una grande Fiorentina. Peccato che ha preso gol all'ultimo, perché meritavano qualcosa in più. La vedo Adesso così. l'hai vista te, Lele? No, perché ero in onda lì. Ciao Tu. Cocò, Costanza! Ciao Cocò. Bilancia. Perché Saluto. ti ricordi quando eravamo lì collegati, Anto? Ciao Sì, Cocò. però io ovviamente parlavo con voi, però c'avevo la televisione accesa, io gestivo tutta la situazione. Io parlavo, avevo due televisioni, gestivo la situazione. Ho visto il primo tempo, bellissima Fiorentina, assolutamente. Io sono d'accordo su quello che ha detto Bobo, in tutto e per tutto. La Fiorentina non meritava di perdere. Il Milan ha avuto un po' di difficoltà, ma ci sta, cavolo. Ogni 6 anni può avere una partita meno buona, non cattiva, meno buona delle altre. Però ragazzi, anche ieri, l'altra volta abbiamo detto su Verona-Juventus, anche ieri sul gol, fallo su Duncan a centrocampo, che non sono andati a rivederlo, perché poi quella mezz'azione lì, tocca, non tocca, succede, Terracciano, eccetera. C'è da rivedere un po' di robe, anche poi su Iconè, la bordata che gli è andato. Anche ieri bisogna un pochettino. Noi continuiamo a dire con sto cazzo di VAR, volete mettere delle persone dentro decenti ex calciatori che sanno cos'è il contatto, sanno cos'è, e non bisogna applicare il regolamento alla carlona come decidono loro di farlo. Perché ieri ci sono state, non so se l'hai visto Lele, quell'occasione sul rigore di Conè. Quello di Tomori? È un'entrata forte quella lì, eh. È un'entrata tosta, nel senso perché poi pizzica il pallone, ma Il ginocchio. lo travolge, No. anche con la gamba dietro, ragazzi. Esatto. È rigore, è uno. L'arbitro puoi non vederlo. Il VAR cosa cazzo fai? Non capisco perché non li chiama. Sul gol c'è stato l'intervento su Duncan a centrocampo, che c'erano loro la palla, intervento, Duncan fa sfilare la palla, gli fa fallo, azione, gol, Terracciano esce, lo tocca, Rebron. Ci sono state queste tre situazioni dove hanno sicuramente buttato giù la Fiorentina, perché la Fiorentina non meritava di perdere con la partita e soprattutto negli episodi. Però quello che bisogna dire, perché se tu gli dai rigore alla Fiorentina, la partita si mette in un certo modo, oppure se tu
il gol lo annulli, giustamente, come giusto che dovevi annullarlo, la partita, la Fiorentina porta un punto a casa, il Milan ne ha due meno, e ci sono delle situazioni che poi alla fine della stagione, con i punti in più o in meno per una squadra o l'altra, vanno a far casino. E allora, caro VAR, avete rotto i coglioni, vi volete svegliare oppure no? Ammettere della gente, non col regolamento che voi fate come vi pare piace. Il regolamento lo devono fare chi ha giocato a calcio e sanno determinati contatti, determinati atteggiamenti, comportamenti dei giocatori in campo, ok? Altrimenti andiamo sempre che inizia... Poi mi viene in mente allora di cazzo, c'è cattiva fede, sono scarsi, non si capisce cos'è. Perché se la svista che non c'è il VAR, vabbè, vaffanculo, è dall'altro lato, pure non l'ha vista, è coperto dal giocatore, va bene. Però con l'aiuto del VAR, con mille telecamere, fate finta di non vedere, al VAR non chiamano, oppure le telecamere non c'ho le immagini, sta diventando un casino. Rispettiamo anche il Verona della situazione, la Fiorentina della situazione e altre squadre con meno mediaticità, e bisogna rispettare, perché il calcio è di tutti, non solo delle grandi squadre. Ha ragione. Ma il VAR, le stesse regole che ci sono in dell'arbitro, ce l'ha l'Inghilterra, è tutto più fluido, è tutto più facile. Non ho mai capito come funziona, che ti devo dire. No, io non parlo nemmeno del suo rigore, perché non si capisce un cazzo quando deve andare. Ci hanno mandato in confusione pure a noi. No, ma io in Inghilterra tutto veloce, easy, è proprio che lo vedi quando c'è la cosa forte, è rigore, no, cosa. Eppure quelli c'hanno il VAR, io non ho capito in Italia se siamo noi. A me mi dicono rigore, boh, non lo so. Diverse oppure no. Boh. Io dico che non vedo, non c'ho gli occhiali. No, il discorso che anche poi chi comunica o chi tifa o chi è appassionato non è tanto sul tipo di intervento, cioè tu intervieni, succede che dicevi Camel? No, ti voglio interrompere perché sì. Ti ricordi quando tu dicevi in Sud America? Sì, non è venuto qua, cioè è qua, e quale aspettiamo? Qui ci vuole. Noi aspettiamo che dopo la partita, bravo, che dopo la partita dicono "Ma secondo te dove io trovano, voglio questa trovano bravo, nel bravo. Sito della CONMEBOL la conversazione che porta a una scelta. Questo ci vuole. Quindi io so che se è venuto, è stato chiamato l'arbitro, gli dicono sai che secondo me non lo tocca, l'altro gli dice ma secondo me guardalo bene, lo prende con la caviglia, quella cosa lì tira fuori quello che ha detto Antonio, tira fuori la competenza, perché sei rivelato. E ragazzi, ora un pulsante in tutto il mondo vedono tutti, ma è possibile che loro non trasferiscono la conversazione? E allora non c'è trasparenza. E allora arrivo a quello che volevo dire, che è questo. Il punto è che se una volta decidono in un modo e la volta dopo in un altro, che riferimento ha la gente? Avanti. Noi quando parliamo purtroppo diciamo cazzate, perché se noi abbiamo un pensiero e te lo motiviamo con quegli argomenti di cui parla Antonio e la volta dopo veniamo smentiti, diciamo allora neanche noi stiamo dicendo delle eresie, ma in realtà noi cerchiamo di dare un supporto sulle nostre conoscenze da campo e da regolamento. Ma se una volta si dice è regolamento e la volta dopo si dice no, però passa da interpretazione, allora quando vi fa comodo si interpreta e quando invece non vi fa comodo è regolamento. Io fino lì non riesco ad arrivarci, ragazzi. Cambiano, Anto, cambiano le decisioni, la stessa decisione da una settimana all'altra cambia. Ma Lele, secondo me poi arriva a un certo punto che ti viene il dubbio, è malafede, perché io non posso pensare, anche alla situazione di ieri, ok, rigore clamoroso alla Fiorentina, Fabio, vuoi chiamarlo? Oppure, arbitro, gli dici, caro Lele, vieni a farti un giro e decidi te, io ti faccio venire al VAR, vieni a decidere, e decidi, e lì fai capire, cazzo, ha fatto un errore umano, e lì va bene, però vieni, ti devo chiamare, io del VAR ti dico, c'è un casino, oppure c'è un dubbio, vieni un attimo a vedere. E poi se chiama. Si parlano, magari in due allora, ci sono delle indicazioni, ti spiego questo, tanto ci sono sempre per conoscenza, così informiamo, rispetto alla gestione Rizzoli, la gestione Rocchi ha dato delle indicazioni diverse, cioè Rocchi cosa ha detto? Evitate, cos'era? Vabbè. Ha detto di non fischiare i rigorini, i cosiddetti rigorini.
Cioè, quindi, se gli traccia una gamba, no, ma ti sto dicendo quello che come linea. Tanto è vero che ci sono meno fischi quest'anno, cioè questo biennio. Io non parlo di giusto o sbagliato, io parlo statisticamente. Il biennio di Rocchi ha portato meno fischi rispetto al biennio precedente di Rizzoli, per indicazione del designatore. Ok, però cosa accade? Accade che se uno fa un'entrata e non sa interpretare, perché calcisticamente non leggi quel fallo, come fai a definirlo rigorino o no? Perché non c'è la competenza. Per questo io volevo arrivare lì, te lo volevo spiegare, che nonostante la linea, arrivi lì Anto, ci arrivi. Speriamo che ci mettono qualcuno. Comunque, ma Barak perché non gioca sempre? Che giocatore è? Che partita fa? Straordinario. Ma che cavolo di giocatore. Innanzitutto perché, con tutto rispetto, ce l'avevi tu al fantacalcio l'anno scorso. Sì, ce l'avevo io, mi ha dato grande soddisfazione, però con tutto rispetto, poi dopo ci sono sempre, Verona non è la Fiorentina, questo diciamolo, chiaro, all'inizio, è sempre un po' così, come il Milan non è la Fiorentina, cioè è sempre chiaro. Un po' di più. Cavolo, mi piace tanto, non perde una palla, si gira sempre, bello.